Festeggiati i 175 anni di fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Messina. Stefano Blasco, comandante della Polizia Municipale di Messina, ha tracciato il suo anno di attività al servizio della città. Solo uno slogan: rispetto delle regole a tutela di tutti i cittadini. Un anno contraddistinto da alcune iniziative atte a migliorare la capacità di intervento del corpo. Questo anno si sono affrontate tantissime tematiche, è stato importante, ripeto, affrontare un anno di rinascita sociale di Messina, provenendo appunto dai 2 anni, pandemici che hanno condizionato, insomma, la vita di Messina e non solo di Messina. Al di là di questo devo dire che è stato un anno bellissimo, proficuo e importante, è stata una bellissima collaborazione con l'amministrazione. E sono comunque felice dei risultati ottenuti, della continuità che è stata data al lavoro del corpo. Il sindaco ha dichiarato che il corpo di polizia municipale è sottodimensionato, ma si sta lavorando affinché lei possa avere un organico più numeroso e con specialisti in ogni settore. Sì, il sindaco, questo è un impegno del sindaco che non ha mai avuto cali di tensione sulla polizia municipale. Vuol dire che ha voluto per sé la delega e tiene moltissimo a quello che è il corpo. Anche il suo discorso di oggi è stato di altissimo profilo e sono ben lieto che ci sia questa unità di intenti. Io dico si può come dire, inquadrare quello che è un sillogismo, una sorta di sillogismo. Se un sindaco ama la sua polizia municipale, prima o poi la sua polizia municipale sarà anche amata dai cittadini. È questione di tempo e sono sicuro che a questo obiettivo ci arriveremo. Da un anno a Messina, cosa pensa dei cittadini messinesi? Sono ligi al dovere o meritano una tirata di orecchie? Tirate di orecchie possono andare bene per tutti e in qualsiasi tempo, da bambini fino ad adulti, però devo dire che il messinese non è assolutamente più né indolente né indisciplinato di tantissimi altri abitanti di città metropolitane. Il messinese è una persona ragionevole e quando incorre in una sanzione, quasi generalmente, nella totalità dei casi, poi si adegua. Che la polizia municipale sia sottodimensionata è sotto gli occhi di tutti, non solo per statistiche ma anche per oggettiva ampiezza del nostro territorio. Dovremmo essere ovunque. Poi è anche vero, ma lasciatemelo dire con serenità, che dovremmo avere un vigile urbano in ogni angolo per sedare facili, tra virgolette, esplosioni di fantasia. Mi rendo conto che è complicato, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Stiamo lavorando per questo, abbiamo in ballo una serie di rimpinguamenti di personale con i nuovi concorsi, la Polizia Municipale sa fare il proprio lavoro, e dobbiamo migliorare tutto. Il comandante ha parlato di patenti di servizio, vedremo più mezzi in circolazione a Messina. Vedremo più mezzi, abbiamo avuto una dotazione che si è incrementata, manca il personale, stiamo lavorando su questo, quindi abbiamo programmato una nuova stagione e i tempi poi devono essere maturi per attivarlo.